Je m'appelle Jacopo Montegrandi, je suis volontaire auprès du Chenil du Val d'Aoste. Moi je m'appelle Hervé Domenighini, mon activité depuis 2006 c'est ski in Alpe. Mi chiamo Fabrizio Bic, per colpa di un incidente stradale sono rimasto paraplegico. Je suis Fabio Porlio, j'ai 35 ans et je suis styliste. Mi chiamo Fabrizio Bic, ho 50 anni, nel 1995, 25 anni fa, per colpa di un incidente stradale sono rimasto paraplegico. Ovviamente la mia vita è stata totalmente stravolta, all'inizio con molte difficoltà, col passare del tempo queste difficoltà sono venute meno grazie a aver incontrato persone che mi hanno dato la possibilità di fare sport. Tipo questo era un video ieri con la nazionale, che eravamo in Trentino a fare allenamenti. Siamo molto competitivi in queste cose qua. Non ci piace perdere, quindi... Aver trovato la propria autonomia è una cosa che rende orgoglioso ogni persona che rimane disabile. E la propria autonomia sta nel avere una macchina, andare e venire, e fare le proprie cose senza aver bisogno di nessuno, fare dello sport. Vai. Nonostante la disabilità, la vita può essere serena lo stesso. Questa è una cucina adattata per disabili che ti permette di andare comodamente sotto, alzare le pentole. Io ho ristrutturato una casa dopo anni che ero già in carrozzina, quindi ero perfettamente cosciente delle mie necessità. Nel senso che prima parcheggiavo a 100 metri dall'entrata in casa e bastavano due dita di neve per procurarmi parecchio disagio quando tornavo a casa la sera. Adesso arrivo, entro al garage, fortunatamente ho questo montacariche che dal garage mi porta direttamente in casa ed è una grossa agevolazione e facilitazione per la mia disabilità. Questo qua è un bastone che usiamo per giocare a curling. Ce li siamo costruiti per avere agevolazione nel trasporto, perché raggiungono una dimensione di quasi 2 metri. Quindi noi l'abbiamo fatti in tre pezzi ad incastro. Tutte cose che ci facciamo noi da soli. Ed è un modo anche per passare la giornata, oltre che per il nostro utilizzo. Nei momenti liberi, nei momenti di pausa, mi piace traficare nel mio garage, saldo, taglio, metto a posto la mia bici, trovare sempre qualcosa da fare passare la giornata, arrivare la sera e essere soddisfatto della tua giornata, non una vita oziosa o un commiserarsi per quello che ti è successo, ma trovare sempre delle motivazioni per riuscire a sorridere nonostante tutto. Questa qua è un'altra delle cose che per far passare il tempo abbiamo fatto la scorsa estate, è un barbecue. La maggior parte è stato fatto tutto da noi, nel senso che in carrozzina mi caricavo il sacco di cemento sulle gambe, lo svuotavo nella carretta, impastavo con la cazzuola dalla fontana e mi mettevo qui a murare e a gettare. Ovviamente non nego con parecchie difficoltà, però la soddisfazione alla fine è impagabile. E soprattutto, oltre alla soddisfazione, il piacere di utilizzarlo con gli amici. In garage con la mia saldatrice, il mio flessibile. È ancora da verniciare perché sta uscendo un po' di ruggine.
questa è una macchina adattata per disabili, abbiamo l'acceleratore al volante elettronico e un freno meccanico che agisce direttamente sul pedale del freno, e cambio automatico e niente, ti permette di guidare totalmente. La cosa più grave dal mio punto di vista è tipo le persone che usufruiscono dei parcheggi per disabili semplicemente per la loro comodità. Quando faccio notare che stanno in un parcheggio per disabili mi rispondono solo 5 minuti, tu non hai proprio diritto di parcheggiare lì. Ecco, una cosa fondamentale per noi è che quando parcheggiamo abbiamo l'opportunità di aprire completamente la portiera per poter scaricare la sedia, e talvolta noi parcheggiamo e ci troviamo delle macchine che ci parcheggiano vicino e quindi ci impediscono totalmente l'apertura della porta. Per le persone in carrozzina la pavimentazione col pavé è abbastanza un problema, nel senso che qua a Aosta bisogna riconoscere che è abbastanza regolare, ma in molte città non essendo regolari o le ruotine si infilano dentro tra un pavé e l'altro, oppure anche questo sobbalzare continuo, chi ha spasticità come me provoca delle contrazioni continue che non è una cosa molto piacevole. Quando si ha un marciapiede è importante che ci sia una piccola rampetta per accedere o scendere. Se tu non sai impennare e farlo diventa un vero problema, ma è un vero problema anche se lo sai fare perché rischi di cadere. E talvolta la pedana non è a pari del marciapiede, quindi è sempre un discorso di gradino che non si riesce a sormontare. Molte volte gli autisti sono gentili e cortesi, scendono e danno una mano a salire, però il discorso è sempre quello che in autonomia uno si sente sempre molto più gratificato se riesce a farlo da solo che un aiuto dall'esterno. In carrozzina è impossibile per i disabili quando troviamo neve o ghiaccio. Fortunatamente qua è pulito e va tutto bene, però capita spesso di trovare anche solo un dito di neve, nello spingersi le ruote iniziano a scivolare e si rimane sul posto. La ghiaia, le pietre, per noi è un altro problema, nel senso che le due ruotine davanti affondano, non si riesce ad andare avanti o bisogna impennare, però se ci sono pietre troppo grosse le ruote slittano. Pare come la neve, anche la ghiaia è, per noi è un problema, non è indifferente. Relazionarsi, rapportarsi a un disabile come si fa con qualsiasi altra persona è la maniera più bella. E chi frequenta un disabile entra in questo meccanismo. Non c'è più compassione, non c'è più pietismo, non si guarda più il disabile con un occhio diverso. Vedi la persona e non vedi quello che c'è dietro.